Sembrerebbe un fenomeno naturale, però aspettiamo ovviamente le analisi dell'ARPAC. Intanto è giusto che ci sia un'attenzione istituzionale e investigativa anche per capire quali sono le origini. Si stanno facendo prelievi sui vari punti del lago e si stanno facendo anche verifiche per eventuali scarichi all'interno del lago. C'è da essere attenti perché si sta lavorando molto sulla credibilità di questa parte del territorio, insomma di questo litorale. Ogni anno le analisi delle acque migliorano, certamente immagini come quella di domenica distruggono il lavoro di anni. Il lago è al centro di una serie di progetti di riqualificazione sia della città metropolitana, sia del comune, sia del parco archeologico Flegreo. Chiaramente, oltre ai progetti di riqualificazione, ci deve essere un'attenzione costante e quotidiana, siamo qui per questo. Secondo molti, però, andrebbero avanti anche gli scarichi abusivi, soprattutto nei canali, nei regilagni. Lei cosa ne pensa di questa situazione e cosa si sta facendo? Chiaramente ci sono degli scarichi fognari su tutta la canalizzazione, ci sono controlli costanti anche di questo tipo, ne parlavamo prima con i carabinieri e con la capitaneria di porto. Lo scorso mese ci sono stati controlli fatti insieme alla nostra polizia municipale che hanno individuato degli scarichi sul canale degli Abruzzesi e sugli altri canali, quindi c'è un'attenzione anche investigativa su questo, non bisogna abbassare la guardia e lavorare per che il ciclo delle acque sia sempre più controllato e perché la qualità delle acque possa continuare a migliorare ogni anno. L'ironia della sorte è che sabato sono stati resi pubblici i campionamenti dell'ARPAC sulla qualità delle acque, che ancora una volta migliora rispetto all'anno precedente. L'immagine della marea nera che invade la costa tra Castelvolturno e Giugliano non è stata bella a vedersi e certamente ha oscurato la buona notizia della qualità del mare tra Giugliano e Castelvolturno.